Salvatore, buonasera. Ciao Luigi. Salvatore, parliamo quest'oggi dei miracoli, santi che fanno miracoli, che hanno fatto miracoli, tanti tuttora che vengono santificati, papi, vescovi, cose, che hanno fatto, si dice, probabili miracoli. Programmi televisivi che ci bombardano sempre con miracoli, ad esempio la strada dei miracoli. Cosa ci puoi dire a riguardo? Vedi come la medicina è il più grande bluff sulla salute umana, questo è uno dei più grandi bluff per la psiche umana. È un plagio totale come il plagio della medicina e le multinazionali. Vedi, migliaia di anni fa, essere che tecnologicamente più evolute davano informazione particolare a sacerdoti e ad altre persone più libere mentalmente, le facevano diventare architetti, ingegneri e poi costruivano i vari templi e tutte le strutture gigantesche che vediamo noi nel nostro pianeta. Erano capaci, ingegneri a costruire delle statue, statue pure di una vergine che piangeva, nei tempi dopo Gesù della Madonna che piangeva, nei nostri tempi diciamo così. E loro creavano delle statue cave dentro dove si inseriva qualcuno o attraverso condotti con file ed altre cose, perché la tecnologia era così avanzata che avevano pure la batteria. A Baghdad è stata trovata una batteria La pila di funzionante, Baghdad. la pila di Baghdad, funzionante da oltre 7.000 anni, 5.000, 7.000 anni. Ebbene, si sa che sono stati trovati strumenti tecnologicamente molto avanzati anche sotto le acque dei mari, sui fondali, e anche sulla terra che loro hanno messo da parte perché non avevano modo come spiegare tutte queste Diciamo, cose. si è trovata tecnologia che non doveva corrispondere a quei Sì. periodi, secondo l'archeologia di ora, che Sì, ci dice queste esattamente. stronzate, che invece non sono. Cioè, più che altro riuscivano pure a far piangere le statue, a farli parlare, a dare come per esempio le sibille a predire, a dire delle cose e il popolo lappano ammoccava, che erano i sacerdoti che gestivano tutti quanti e lì fin da allora li rendevano idioti, cioè sottoposti al loro potere psichico e temporale. Quindi hanno avuto sempre tecnologie e strumenti avanzate come poter accedere a delle informazioni che nessuno di noi ha mai potuto accedere. Queste cose erano conservate nei templi, nei monasteri e come nella Chiesa Cattolica lì al Vaticano. Quindi erano piccoli marchingegni o strumentazioni Solo particolari. stronzate come stronzata è la Madonna di Fatima, la Madonna di Lourdes e Medjugorje, sono grandissimi plagi mentali e psichici, non hanno niente di reale, perché se fossero reale milioni di persone vanno lì e succede una tantum il miracolo. Perché una tantum? Affinché altri vengano convogliati lì e creare quel flusso di energia psichica che loro ricevono e imbarattano e mettono dentro i condensatori, mentre Loro assorbono, diciamo, il grosso dell'energia e ogni tanto fanno qualche miracolo giusto per tenere sempre viva la tensione. tecnologicamente sono evolute, possono E farla possono abbastanza farlo. bene. Invece loro assorbono l'energia che ne hanno bisogno per Invece muoversi. gli altri che realmente hanno la fede, come diceva Gesù Cristo,
possono connettersi come ho fatto io e sono stato miracolato. Da qualsiasi punto della terra, non c'è bisogno di recarsi alle Madonne o... Ma quando mai? Quindi io vorrei far capire che i miracoli che trasmettono lì per televisione, eppure da santi e da altre cose, che se tutti i santi della Chiesa Cattolica hanno mai fatto tanti miracoli come le mie informazioni. E sul video ci sono. Non è che io oggi curo una persona, per esempio, di psoriasi e poi è finito. Tutti quelli che vengono io le curo, le guarisco. Sia con i miei unguenti, sia con la forza di volontà delle persone, perché devono essere loro a volerlo. Io non posso volere niente su degli altri. Io ho potuto volere su di me. E senza che nessuno mi mettesse le mani addosso. E senza che chiedesse aiuto a nessuno. Questo è il fatto. Il fatto è che nessuno vuole vedere quello che ho fatto io. Perché sconvolgerebbe, sarebbe una rivoluzione copernicana. Nel senso che in realtà la medicina non ha mai fatto quello che faccio io. Le malattie che sono state curate dalle mie informazioni, le persone ci sono riuscite tramite la loro volontà e la loro connessione col proprio, o con la propria psiche, i medici non lo fanno. Anzi, le mandano a me, come i medici mandano moglie malate di leucemia a me e loro continuano a dare la chemio agli altri paziente. Ho così tante cose potrei dire di medici, ma non voglio parlare perché ci sono pure amici miei che non riescono e che vengono da me. E quindi questo tipo di cosa si può notare, nel senso che una cazzata del genere, un plagio del genere, viene portata alla TV da qualsiasi tipo di emittente. O Rai, o Mediaset, quello o quell'altro, ne parlano tutte di cose che non esistono. Perché tutte, se sono vere queste miracoli, le hanno fatte le persone stesse, che sono Dio come me. E non l'ha fatto nessun Dio. A me non mi ha curato il Cristo. Io mi sono messo in connessione con Lui e con la grande energia del cosmo. E io ci sono riuscito perché io l'ho voluto, perché sono Dio. Sono figlio di Dio e fratello di Gesù, perché Lui è figlio di Dio, come dice. E questo è il problema che noi non vogliamo. Quindi noi, a sua immagine e somiglianza, possiamo fare le sue cose. Anche. Vedi, nessuno è mai venuto, dopo aver visto tutti i miei video, a dire come fai. Nessun medico, nessuna emittente. Tutti se mi snobbano perché sono pericoloso, perché dico le cose per come stanno, perché do dimostrazione del loro fallimento. È fallito, diciamo così, il potere costituito, sono fallite la classe medica, fallite cemente, non curano niente, e io devo curare herpes zoster, devo curare herpes simplex e tutte le malattie della pelle, oltre al cancro, tumore, leucemia, AIDS, e tutte le altre cose che loro non sanno fare, come l'epatite, e vengono da me. Io do l'informazione e quelli che lo fanno giusto, per come dico io, senza tergiversare, guariscono tutti. E ci sono i video. Ora, se dovessero dare retta a me e dire che da 45 anni io su questa via, su questa strada dei miracoli ci sono, ed è una strada piena di veramente di miracoli, non di baggianate e di stronzate. E ci sono le persone che fin dal 40, dagli anni 70, che possono parlare di me. Anche tutti quelli che allora io l'ho guarito, l'ho curato di cose incredibili, impossibili, e non c'era internet e io non avevo la possibilità di farlo. Neanche adesso ce l'ho, se non fosse per te, per qualche altro. E questo è il problema. Tutto quello che loro fanno e tutto quello che mettono su Rai, su Mediaset, su altre cose, è mera pubblicità.
vogliono soldi, vogliono altre cose, vogliono richiami alla Chiesa Cattolica, vogliono richiami ai santi. Ma scusa, io non riesco a capire, Luigi, dimmi una cosa. Se io mi mettessi dietro un paravento e ti dicesse sono la madre di Dio o sono Gesù e fai quello che ti dico, tu cosa, come mi risponderesti? Ti manderei a quel paese. Fatti vedere. Fatti vedere innanzitutto. Perché non ti fai vedere? Scusa, se tu sei il Cristo, sei la Madonna, perché non ti fai vedere da tutti quanti e dite siete sull'orlo del disastro della terra? Siete sull'orlo della morte, siete tutti ammalati, la terra si è ribellata a voi. Perché, dovrebbe parlare la Madonna solo con un contattista o, no, con, quale contattista? O andare in apparizione con due pecorai, solo a due o tre con due figli di pecorai, quelli di Fatima erano due pecorai, erano figli, sì, di pecorai. L'altro è pure la stessa cosa, Lourdes, Fatima o tutte le altre cose. E come per esempio Gengis Khan era un cammelliere ignorante e si è presentato l'arcangelo Gabriele col cazzo, scusate il termine. Maometto era un altro cammelliere e si è presentato l'arcangelo Gabriele ed è diventato potente. E così Mormon, si è presentato un angelo dove Mormon in America, nella caverna, ed è iniziato il processo dei mormoni. E così via tutti gli altri si sono presentati a questi esseri. E Marte si è presentata a Rea Silvia, l'ha messa incinta. Come fa una divinità a mettere incinta una donna umana? Per quale motivo? Dici Dio può fare tutto, qual è Dio? Ma stiamo scherzando, il concetto di Dio è totalmente errato. Nessuno sa che cosa è Dio e chi è Dio e dove sta Dio. È tutto un plagio mentale. Quindi la strada dei miracoli è una coglionata tremenda per tutti i lappani che ci credono. E questi portano soldi, 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 soldi ed energia vitale, energia psichica a questi esseri che si nutrono di noi. Salvatore, collegandoci sempre al discorso dei santi, cioè c'è effettivamente o realmente c'è stato qualche santo che veramente era in connessione con il Cristo e con il Dio? Sì, Padre Pio, San Francesco d'Assise, Santa Chiara o altre che mi viene difficile ricordare, ma ce ne sono state. Quindi diciamo la non, Buddha, non... Rama, Krishna, Gesù era in contatto col Cristo. Però cioè, non dobbiamo definirli santi, sono persone come noi che però sono riusciti, hanno raggiunto livelli superiori, diciamo così, non solo a livello psichico ma a livello mentale e spirituale, corpo, anima e spirito l'hanno aggregata, ne hanno fatto un'unica cosa, un'unica matriosca in poche parole, e il potere di tutti i sensi psichici di ogni stadio li fa diventare dei costruttori di universi, costruttori di galassie, costruttori della qualsiasi cosa. Elohim li fa diventare. È quello che noi non vogliamo capire, non vogliamo sapere. Siamo una mi ci metto pure io perché sono idiota. Siamo una massa di idioti complete che ci facciamo plagiare e tutti morti viventi perché non hanno più una psiche, sono vuote dentro, sono morte, piene di putrefazione, di sporcizie, come diceva Gesù ai farisei, siete sepolcri imbiancate, belle di fuori e putride di dentro, piene di sporcizie e di tutte le sozzure di questo mondo. E così siamo, l'umanità è arrivata ed è stata disconnessa dalla natura. Ora noi vorremmo riconnetterla con che cosa? Con le stronzate, con le bugie, senza mai dire la verità, vendendo pillole. Facendo strani riti, yoga, tutte queste cose, sì, che si sono inventate. Sì, per prendere per il culo. Diete particolari. E si spendono soldi a iosa. Capisce? Vanno, pagano dappertutto, poi vengono da me gratis. Capisce? Altrimenti non sono figlio di Dio, non sono un essere. Andate tutto a fare in culo, figlio di puttana. Capisce? Dai. Grazie, Salvatore.